Tragedia a Bergamo, dove Esther Raimondi, una ragazza di 15 anni, è deceduta in ospedale a causa di una grave malattia allo stomaco che ha perforato l'intestino in modo fatale. Inizialmente dimessa con una diagnosi di influenza, Esther ha perso la vita dopo due ricoveri in due giorni. La procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Il calvario della giovane è iniziato venerdì scorso, quando ha cominciato a sentirsi male. Ricoverata d'urgenza a Treviglio, è stata dimessa dopo alcune ore di osservazione. Tuttavia, la situazione è rapidamente peggiorata e, dopo essere svenuta, è stata rianimata e trasferita in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un'operazione di quasi 6 ore. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Esther è morta domenica 13 ottobre. La TAC ha rivelato una perforazione dell'intestino. Ci hanno parlato di una possibile sindrome di Crohn fulminante, ha riferito la madre, Silvana Fossati. Esther frequentava il secondo anno dell'Istituto Oberdan di Treviglio e viveva a Mozzanica, provincia di Bergamo. Lascia nel dolore i genitori, Silvana e Giacomo, e il fratello maggiore Davide. La comunità di Mozzanica è sconvolta dalla notizia. Dolore e sgomento hanno investito la nostra comunità, si legge sulla pagina Facebook del comune. Le bandiere del municipio sono state avvolte con un drappo nero in segno di lutto. L'autopsia è prevista per lunedì, mentre la camera ardente sarà allestita nella chiesa di Santa Marta a Mozzanica. I funerali si terranno giovedì mattina, con un ultimo saluto da parte della madre sui social. Vola più in alto che puoi, angelo mio. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.